Allora ragazzi, ben trovati a tutti voi di nuovo al Bar del Calcio. Io sono Manuel, come di consueto, benvenuti a tutti voi ragazzi. In descrizione trovate tutte le informazioni che vi possono essere utili per venire a conoscenza di tutti quelli che sono i nostri riferimenti. Una breve cosa: questa sera alle 21:30 sul mio secondo canale YouTube, ve lo dico qui, presenterò il mio libro. Chi di voi vuole intervenire, chi di voi vuole vedere semplicemente ed è interessato, vi do appuntamento appunto alle 21:30, sì. Allora ragazzi, vi posso dire la verità, vi sto per dire una cosa che forse vi sorprende visto il periodo che sta vivendo la Lazio. Sono contento ragazzi, c'è una persona nella Lazio che mi ha riportato un briciolo di serenità. Questa persona non sono i giocatori, questa persona non è il presidente, questa persona non è nessuno della squadra, non è l'allenatore, nessuno dello staff tecnico. Questa persona è Fabiani. Perché mi sono letto nella giornata di ieri una sua lunghissima intervista in cui mi è piaciuto da morire. Vi dico la verità, me la sono letta due volte. E sapete per fare cosa? Per provare a trovare un qualche cosa verso la quale non ero d'accordo. E io delle parole dette da Fabiani condivido tutto. Entrato in punta di piedi, entrato per gestire la Lazio Primavera e la Women, poi coinvolto nella prima squadra quando sono cambiate le cose con l'addio di Tare. E lui, forte dei suoi 30 anni di esperienza, è entrato in punta di piedi. Ed è vero, pure troppo, talmente tanto che a un certo punto io sono stato il primo a dire che Fabiani forse stava lì solo a fare la figurina, visto che faceva tutto l'odito. E invece c'è stata poi una svolta. E questa svolta, a sto punto, c'è stata una prima conferma di Sarri, se ben ricordate, nell'immediato post dolorosissimo Salernitana-Lazio. Questa svolta c'è stata proprio dopo la gara di Salerno, quando Fabiani si è presentato improvvisamente negli spogliatoi ed ha dato una bella botta alla squadra. È vero, diciamocelo, non è che da dopo Salerno la Lazio abbia ingranato una marcia vincente, però qualcosina di meglio diciamo che si è visto. Ecco, gare completamente anonime come quella di Salerno diciamo che ci sono state risparmiate, perché comunque a Verona la Lazio non aveva giocato male, fino al 70esimo era in piena gestione del match. E anche con l'Inter ragazzi, la Lazio comunque, raga, per quelle che erano le sue possibilità ha fatto pure bene. Quindi diciamo che da dopo Salerno qualcosina di meglio abbiamo visto. Mi è piaciuto tutto questa intervista di Fabiani. Ha detto che inizialmente bisognava agire col bisturi, in modo per dire entro in punta di piedi, agisco molto delicatamente, miro nei miei interventi. Ci saranno occasioni come quella di Salerno dove dovrò agire diversamente rispetto ai bisturi. Ma mi è piaciuta tantissimo questa intervista perché è la prima volta che sento un Fabiani pienamente addentrato nell'ambiente Lazio. E questa secondo me è una grande notizia per tutti noi, perché Fabiani è un DS che ha grandissime competenze. Ha
rafforzato la posizione di Sarri, ha nettamente detto che se non c'è voglia di rinnovare, le strade tranquillamente si separano, con, mandando un messaggio ai vari giocatori. Ma se c'è una cosa che mi è piaciuta più di tutti, e che in qualche modo si va a ricollegare pure un po' a quello che ho detto nel video di prima, è che Fabiani ha cambiato drasticamente una piccola cosa, una piccola grande cosa. Con Tare, la Lazio sul territorio, quando parlo di territorio parlo di città e di regione, ma regà, era poca roba. Era poca roba. Invece adesso Fabiani ha detto: ho capovolto la situazione, nel senso che prima l'eccezionalità era rappresentata dai giovani romani che giocavano nella Lazio. Quest'anno ho fatto oltre 800 provini per giocatori provenienti da Roma e regione, perché prima li prendiamo qua a casa nostra, prima prendiamo tifosi della Lazio, prima prendiamo quelli che hanno il senso di appartenenza, poi peschiamo pure fuori. Questo è un risultato che vedremo nei prossimi 2 o 3 anni, ragazzi, eh? Non si vede nell'immediato, anche 4 anni. Adesso paghiamo i danni di una gestione pessima di Tare, che ha demolito la primavera. La Lazio, torno a dire che i campioni se li deve fare in casa, i giocatori se li deve fare in casa, e allora cominciamo a gettare delle solide fondamenta dalle giovanili, cominciamo a vedere sta primavera che finalmente fa parlare di sé in Serie A, dopo essersi fatta 2 anni di Serie B, dopo essere caduta nell'anonimato. Cominciamo a costruire delle squadre fondate sul senso di appartenenza. Cominciamo, ecco la stilettata alla prima squadra, e quindi mi ha fatto capire chiaramente che c'è qualcosa che va. Cominciamo a non pensare in maniera individuale, ma cominciamo a pensare da gruppo, perché è col gruppo che si vince, perché la forza di tutte le squadre è una sola: il gruppo. Il gruppo. E a me sentire un Fabiani così dentro l'ambiente Lazio, sentire un Fabiani che per certi versi comincia anche in maniera importante ad alzare la voce, a prendersi, giustamente perché è il suo ruolo, delle libertà, mi piace da morire. Mi piace da morire. Mi piace tantissimo. Via l'individualità, capito, giocatore X o giocatori X della Lazio? Via l'individualità, perché si vince da gruppo, perché è il gruppo la base di un successo. E se prima lo diceva un poro coglione come il sottoscritto, che conta zero, adesso, detto anche da un DS come Fabiani, ha il suo peso, chiaro? Questo per me, questo mi dà gioia, perché Fabiani da oggi rappresenta per me una garanzia che se le cose non vanno bene, Fabiani te dà un calcio in culo. Permettetemi questi termini, ma così stanno le cose. Se le cose non vanno bene, Fabiani te dà un bel calcio in culo. Grande Fabiani. Ragazzi, ve lo giuro, Fabiani con questa intervista rappresenta per il sottoscritto la prima cosa positiva dopo almeno 2 mesi, sto a fa pure il buono, di apatia totale. Grazie Fabiani, benvenuto alla Lazio. Grazie.